il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Aiutati da questo Vangelo e anche dalla ricorrenza speciale della nostra Basilica nell'anniversario della sua dedicazione, vogliamo rinnovare la nostra scelta di Gesù. È veramente triste questo dramma di questo giovane che, pur essendo avanti nella comunione con Dio per l'osservanza scrupolosa dei comandamenti, non accetta l'invito speciale di Gesù di vendere tutto e di seguirlo. E il Vangelo dice che se ne andò triste. E dice anche il motivo: perché aveva molti beni. Sant'Agostino, con la sua finezza geniale, commenta questa parola e dice: non è tanto che aveva molti beni, ma che voleva molto bene ai beni che aveva. Cioè, il grande problema per noi non è se abbiamo poco o molto, ma dove sta il nostro cuore? Che cosa amiamo di più? Le cose, le persone oppure Dio stesso? Ecco, la realizzazione della nostra vita, la gioia, la felicità viene da quando realmente riusciamo a mettere Dio al primo posto. E una volta che abbiamo rinnovato questa scelta, che la scelta della santità, di una vita piena sulle orme di Gesù, viene a noi l'indicazione della strada per vivere questo ideale. Ecco, mi piace ribadirla, rinnovarla proprio in questo anniversario della nostra della dedicazione della nostra basilica, del nostro santuario. E qual è la strada? Potremmo esprimerla in due passi successivi. La strada della santità è innanzitutto partecipare
degnamente, meglio che possiamo, nelle buone condizioni, alla messa, alla celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica è l'invenzione di Gesù, affinché lui possa agire in noi con la massima intensità. Quando Gesù ha fatto l'ultima cena, poteva chiudere lì la sua celebrazione con i suoi, ma non avrebbe dato una strada di comunione con lui ai successori della prima generazione di discepoli, finiva lì. Invece Gesù, al termine della Eucaristia che ha fatto, della cena pasquale, ha detto: fate questo anche voi in memoria di me. E gli apostoli, che lì non hanno capito nulla, però dopo la Pasqua, dopo l'effusione dello Spirito Santo e la Pentecoste, hanno ricordato queste parole e hanno cominciato a radunarsi tra di loro e a ripetere ciò che Gesù ha fatto. Hanno capito questo comando con cui Gesù realizzava la sua promessa: rimarrò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Hanno capito che Gesù rimaneva non solo in modo spirituale, ma anche e soprattutto con l'Eucaristia. Nell'Eucaristia si realizza veramente ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena, quindi il sacrificio di Gesù, la sua presenza nel segno del pane e del vino, e attraverso di questo lui nutre i fedeli. Nutre i fedeli con l'Eucaristia preceduta dalla parola di Dio. Ecco, quindi noi, se vogliamo fare un vero cammino di santità anche nella nostra Basilica, dobbiamo rinnovare la scelta di Gesù e non fare come il giovane ricco, staccarci dalle cose della terra, seguire Gesù con decisione e poi imparare a partecipare alla messa in modo sempre più pieno, in modo che sia un evento capace di influire su tutta la nostra vita, su tutta la nostra giornata. E perché questo avvenga ci sono molte condizioni, però io ne ricordo una che è quella più importante, ed è la decisione, l'esercizio dell'amore reciproco.